Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Esperimenti in Garage della serie Il Banco Vince Sempre. Siamo arrivati all'ultimo blocco di Gratta e Vinci, 30 Gratta e Vinci del miliardario Omega da 10 euro l'uno. Vediamo come va. Finora non è andata un granché bene, ma mentre provo a ribaltare la mia fortuna non staremo qui a guardarci negli occhi, ma parleremo ancora di probabilità. Torniamo a parlare di probabilità perché in uno dei video precedenti vi ho detto che avere 8 biglietti con una probabilità su 8 che siano vincenti non dà la certezza matematica che tra quegli 8 ci sia effettivamente un biglietto vincente. E adesso vediamo perché. Immaginiamo di avere solo 4 gratta e vinci con una possibilità su 2 che siano vincenti. E noi ne compriamo 2. Quante sono le possibilità di averne uno vincente tra quei due che abbiamo comprato? Con solo 4 biglietti e 2 possibilità è facile fare tutte le combinazioni, e sono queste qui. A questo punto noi ci focalizziamo solo su due colonne, è uguale quali scegliere perché ci sono tutte le combinazioni, e queste due colonne rappresentano i due gratta e vinci che abbiamo comprato, e le righe rappresentano tutte le combinazioni possibili. Ora scelgo le prime due colonne per comodità. In quelle due colonne, in quante righe c'è almeno un biglietto vincente? Se guardate, non ci sono biglietti vincenti in tutte e 6 le righe, ma solo nelle prime 5. L'ultima è una possibilità su 6 che io abbia comprato 2 biglietti, entrambi perdenti, seppure le possibilità di vincita siano una ogni 2 biglietti. Un'altra cosa da notare è che colonna per colonna ci sono sempre 3 caselle che rappresentano la probabilità di avere il biglietto vincente e 3 caselle nere che rappresentano la probabilità di avere un biglietto non vincente. Quindi, indipendentemente dalle altre caselle a fianco, in ogni colonna c'è il 50% di probabilità di beccare un biglietto vincente. Però nel momento in cui noi grattiamo il primo biglietto e scopriamo che non è vincente, al biglietto successivo poi non si applica più la probabilità dell'intera tabella, ma solo della metà inferiore della tabella in cui c'è la prima colonna con le 3 caselle nere che rappresentano il primo biglietto grattato e che abbiamo visto che è perdente. Quindi, dopo aver grattato il primo biglietto e aver visto che è perdente, il secondo biglietto non ha più il 50% di possibilità di essere vincente, ma ha 2 possibilità su 3 di essere vincente, proprio perché rimangono 3 biglietti, 2 dei quali sono vincenti. Con milioni di biglietti, purtroppo, questo non ci torna molto d'aiuto, perché noi non abbiamo una possibilità ogni 8. Abbiamo, ad esempio, 1 milione di biglietti vincenti ogni 8 milioni, e se ne togliamo uno perdente diventa 1 milione di biglietti vincenti ogni 7.999.999. Quindi sì, è un po' più di una possibilità ogni 8, ma è una possibilità ogni 7,999999. Quindi è sempre 1,8 all'atto pratico. E per questo motivo conviene paragonare il gratta e vinci al lancio della moneta. Ogni volta che si lancia la moneta, non importa cosa sia uscito prima, cioè non è che se escono 100 teste poi le teste sono finite, deve uscire croce. Ogni volta il lancio ha le stesse probabilità che esca testa o che esca croce. Qui gratta vinci è uguale, se è una possibilità su 8 non importa quanti ne abbiamo grattati, a meno che non ne abbiamo grattati tutti e 20 milioni quelli che esistono, ogni volta che grattiamo le probabilità sono sempre una ogni 8. Quindi vado nel foglio qui a fianco, dove ho fatto uno schemino che simula il lancio di una moneta. Stesso discorso di prima, scegliamo due colonne e vediamo in quante delle 16 righe, che corrispondono a tutte le combinazioni di testa e croce che possono uscire, esce almeno una volta quello che vogliamo, diciamo la casella rossa. Su 16 combinazioni ne abbiamo 12 in cui c'è almeno una volta una casella rossa. Vuol dire che se lanciamo una moneta 2 volte abbiamo 3/4 della possibilità che esca almeno una volta testa, come abbiamo 3/4 delle possibilità che esca croce. Di questi 3/4 di probabilità abbiamo una sovrapposizione in cui uscirà una volta testa e una volta croce, e poi abbiamo 1/4 di probabilità in cui uscirà 2 volte testa e 1/4 di probabilità in cui uscirà 2 volte croce. E se avessimo dei gratta e vinci con una possibilità su 2 di essere vincenti, applicheremmo queste probabilità. Questi, nello specifico, probabilità di vincita, un biglietto ogni 7,22 esclusi premi uguali al costo della giocata. Lo schema rimarrebbe lo stesso, ovviamente si espanderebbe, rimane il fatto che se comprassi 7 biglietti, nonostante siano vincenti uno ogni 7, non avrei la certezza matematica di trovarne uno vincente. Io finora ho grattato un bel po' di biglietti, sono decisamente sotto la media e la spiegazione è la matematica. E anche per questo episodio di Esperimenti in Garage è tutto, noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ciao!